Possiamo parlare una cosa? È possibile sapere chi è che ha mandato, cioè comunque che ha mandato tutti venuti qua? Ma cioè, te l'ho già spiegato, non serve nessun mandato. C'è un articolo di legge che ci impone di fare. È l'articolo 55 del codice di procedura penale. Ok, ma con che motivazione siete venuti? Perché questo è un reato, l'occupazione è un reato permanente, c'è un articolo di legge che impone alla polizia giudiziaria di evitare che il reato venga comportato a conseguenze ulteriori. Quindi noi non siamo noi che... Quindi è stato un diretto ordine della questura. Poi che pressioni siamo arrivati in alto per eseguire questo tipo di cosa, un altro discorso. Giuridicamente, non è che noi possiamo o non possiamo, giuridicamente che noi dovremmo farlo, e quando che non lo facciamo che dobbiamo avere delle pezze d'appoggio per poterci astenere dal farlo. Non so se riesco ma a spiegarmi. Ma per un'azione del genere c'è stata qualche pressione dall'alto. Da dove arrivi? Io sono, non dico l'ultima ruota del carro, ma poco ci manca. Sicuramente qualcosa è in alto arrivato e il questore ci ha visto forzato a doverlo fare più possibile. Quindi non può che sia stato il Ministero dell'Interno. La politica è un gioco sporco. Qua stiamo parlando di ingresso. Non ti sto parlando di quello che è giusto e quello che è sbagliato, sto parlando di quello che purtroppo è. Lui ha miriade di per quello che dicevo questo era il posto più sbagliato, ma non perché è il centro, non perché è una torre di 30 piani, ma perché è un privato ed è quel privato. We'll be right back.